sarà capitato spesso di vedere che magari di un brand ti va una 48, di un altro brand ti potrebbe andare leggermente stretta. Ragazzi, in tre episodi vi mostrerò le differenze tra abito in taglia, abito made to measure e abito su misura, bespoke, e andremo a vedere insieme i vantaggi e gli svantaggi delle varie tipologie. In questo primo episodio parliamo di abito in taglia, detto anche prêt-à-porter, classico abito che trovi in negozio. Sono abiti appunto in taglia che seguono una misurazione definita dal modellista dei vari brand, a seconda di che brand andiamo a vedere. Infatti non esiste una misura unica. Ti sarà capitato spesso di vedere che magari di un brand ti va una 48, di un altro brand ti potrebbe andare leggermente stretta. Questo perché la misura non è universale. Sono abiti confezionati quasi interamente a macchina. La provenienza dei tessuti non è sempre rintracciabile e il livello di personalizzazione è pari a zero. Come lo trovi, così lo indossi. Ma molto spesso ti toccherà comunque fare delle modifiche sartoriali, anche se leggere, per avere poi il fit desiderato. Vediamo insieme i vantaggi. Si può acquistare sia online che in negozio. È un abito che puoi indossare subito e il prezzo è relativamente basso. Ora gli svantaggi. Le taglie sono standardizzate e con una ridotta vestibilità. Le taglie quindi cambiano anche in base al brand o al paese di provenienza. Il capo non è personalizzabile ed è difficile rintracciare la provenienza del tessuto. Inoltre bisogna accontentarsi dei modelli disponibili. Questa è la classica tipologia di abiti che trovi in tutti i negozi. Seguimi se sei un appassionato di universo maschile a 360 gradi e resta sintonizzato per la parte 2.